16:41 minuti qui a Radio Rock. Dopo tanti complimenti è anche venuto il momento di condividere una piacevole chiacchierata con Marco Zitelli alias Vrongonew. Ciao, ciao, ciao. Senti, come vai? Hai buttato fuori le tossine dell'esibizione dal vivo? Sì, sì, tutto bene. Eri un po' teso, no? Dai. No, no, anzi, devo dire, sono molto felice di essere. Io, vabbè, ti ripeto, ti giro l'enorme mole di complimenti che arrivano dai nostri ascoltatori. Chi dice hai una voce meravigliosa, chi ovviamente commenta positivamente anche la tua musica. Io ti ho conosciuto in un altro frangente probabilmente, sì, della tua carriera, sì, no? Appena iniziato stavo con chitarra acustica e drum machine, adesso esatto, una formula un po' più elettronica rispetto, sì, sì, dell'elettronico c'è rimasto giusto un po' la voce. Tu come hai iniziato? Quanto tempo fa? Com'era che è nata l'idea di questo nome, di questo progetto? Quello ufficialmente Vrongonew nasce un anno e mezzo fa, ho cominciato diciamo a spingere seriamente come progetto. Sì. Quindi in questo breve arco di tempo mi sono arrivate molte cose belle, quindi mi ha fatto pensare che il progetto funzioni, quindi continuo a spingerci. Ho capito bene, in questi giorni stai registrando il tuo primo vero long plane dopo, sì, cioè, no? Uscirà il mio debutto discografico, diciamo, perché di mio ufficialmente ci sono in giro solo 3 video, sì, che ho girato insieme al Kate, che è di studio la mia produzione artistica, adesso che sono poi riconducibili ai singoli che abbiamo avuto in rotazione. Esatto, quindi, esatto, no? Esatto. Mentre per quanto riguarda il disco, sto registrando appunto il mio primo disco a Impronte Records, che è in questa formazione in trio, però ovviamente essendo un disco saranno molti arrangiamenti e sovraincisioni. Ci dici chi è che ti accompagna e come hai scelto i tuoi appunto compagni d'avventura dal vivo in studio? Guarda, la batteria c'è Francesco Aprili, detto, sì, Franz, sì, e Emanuele Triglia al basso. Senti, il tuo disco come si chiamerà? Perché non te l'ho chiesto, se ce l'ha o non se lo è so, eponimo. Non lo so, cioè, vabbè, no, non te lo dico. Ci devi ancora pensare, no, non me lo vuoi dire. Te lo dico, puoi farmi questo dispetto e non darmi un'esclusiva, bravo, bravo. A parte gli scherzi, hai più o meno idea di quando potrebbe uscire, periodo guarda, indicativo? Guarda, tra metà gennaio, febbraio, ah, okay, comincio l'anno prossimo, nuovo, sì, sì, sì. Prossimo anno, mi sembra giustissimo. Ringraziandoti di questa chiacchierata, che insomma non voglio rendere più pesante di quanto non è stata finora, anzi, insomma, mi fa assolutamente piacere, non voglio poi finire nei luoghi comuni che purtroppo si porta dietro tutta la musica nuova. Elencaci i tuoi prossimi impegni e dici anche sul web dove possiamo trovarti. Ma guarda, vabbè, c'è la pagina Facebook di Vrongonew, scritto tutto attaccato e in una sola parola. E per quanto riguarda i live, adesso continuo sempre ad andare in giro in tutta Italia, nonostante sto registrando il disco, chitarra e voce. I prossimi saranno Verona, Bologna e Arezzo. E a Roma invece tornerò il 26 ottobre al Gramma. Mentre una notizia bella che è arrivata è che mi hanno selezionato per un festival a Bilbao, al Bime, dove suonerò insieme grandi gruppi tipo Iron and Wine, Imagine Dragons. Porca miseria, insomma. Sarà una bella esperienza. E niente, comunque sia tutto aggiornato appunto sulla pagina Facebook. Perfetto, grazie Marco. Vrongonew, questa è Rodeo.